Infatti oggi presentiamo le prossime due mostre che fanno parte di Dialoghi sulla fotografia che la Galleria Cerzosimo presenta nel mese di maggio. Le due mostre sono dedicate a Matteo Elio Fedele e dal titolo Cercando un altro Egitto ci porterà in un mondo bellissimo fatto di scatti in tutto il mondo. Poi continueremo con la mostra di Edoardo Colace dedicato agli sport cosiddetti minori, con delle foto in bianco nero molto avvincenti ed emozionali. Non sono un professionista della fotografia, ma fotografo da oltre 50 anni per il piacere, e ho l'onore di essere stato chiamato da Armando Cerzosimo nel suo atelier per realizzare questa mostra fotografica con delle immagini di un viaggio, in particolar modo che nasce dall'idea di un cambiamento. Abbiamo vissuto questi anni tra Covid, insomma, guerre, situazioni anche molto complesse, però la mia passione per il viaggio continua ad esserci, e soprattutto attraverso questa serie di immagini porteremo luoghi e umanità di tutti i livelli, dovunque nel mondo, proprio perché ritenevo che questo messaggio di fratellanza potesse venire fuori attraverso delle fotografie. Questo è un cambiamento che è sicuramente epocale che stiamo vivendo, ma attraverso questi sguardi, queste persone di varie parti del mondo, questo cambiamento noi ci auguriamo che possa avvenire sempre in unione e mantenendo forte quelli che sono dei principi di umanità che ci appartengono. Quindi questo è il motivo per cui è stata realizzata questa immagine. Io ringrazio Armando Cerzosimo per questa grande opportunità che ci viene data, e speriamo che queste fotografie possano parlare attraverso questi sguardi. Faccio fotografie dal 1975, soprattutto fotografie di panorami, natura, arte, e poi piano piano mi sono avvicinato allo sport dei giovani, dei ragazzi, sperando che le immagini potessero dare un significato a questi ragazzi che vivono per lo sport, i bambini che poi giocano con lo sport. Queste sono immagini che non resteranno nella memoria collettiva dell'umanità, insomma, ma sono immagini che restano nella memoria di ognuno di questi atleti che servono a loro per poi instaurare delle relazioni sociali e trasmettere, se possibile, un significato di lealtà e di rispetto degli avversari.